Una storia appena accaduta in una località del sud ad altissima densità mafiosa. La procura chiede al GIP l'arresto di una dozzina di persone per spaccio di droga. Il GIP esamina la richiesta, ma passa nel frattempo la legge Nordio che impone al giudice di avvisare gli arrestandi per interrogarli 5 giorni prima dell'arresto eventuale e solo dopo decidere se metterli dentro o lasciarli fuori. Quindi cosa fa il GIP? Convoca questi 12 di lì a 20 giorni e deposita nelle loro mani il fascicolo dell'indagine. Quelli se lo leggono, scoprono tutte le prove a loro carico, scoprono addirittura il nome del testimone che li accusa di spaccio. Tant'è che, guarda un po', il testimone malcapitato viene minacciato di morte, chiede la protezione alla polizia e a scanso di equivoci scappa in un'altra città per salvarsi la pelle, maledicendo il giorno che ha avuto la bella idea di fare il bravo cittadino anziché farsi gli affari suoi. Tutto questo non sarebbe accaduto prima della legge Nordio. Perché? Perché prima il GIP avrebbe intanto arrestato la sporca dozzina, presunta, ci mancherebbe, no? E poi la sporca dozzina al fresco si sarebbe letta le accuse a proprio carico. Invece, grazie a Nordio, questi 12 restano a piede libero in attesa dell'interrogatorio preventivo, che naturalmente sarà una passeggiata perché hanno avuto tutto il tempo di mettersi d'accordo per dare la stessa versione, e magari passato tutto quel tempo cadranno anche le esigenze cautelari per arrestarli, quindi potranno magari tornare a spacciare liberi e belli come prima e più di prima. Ogni tanto faranno un giretto sotto casa del testimone, vedi mai che li sia tornato a casa sua, e ogni sera accenderanno un cero a San Carlo che gli ha fatto la grazia, poi andranno a dormire tra due guanciali, ovviamente, perché prima di trovare un altro cretino che racconti che loro sono degli spacciatori passeranno secoli. Ecco, io non so voi, ma io ho un ministro così, la prova del palloncino magari gliela farei, almeno una spiegazione ci sarebbe. Seconda storia, questa la traiamo da una delle tante decine, centinaia di sequestri di persona che hanno funestato l'Italia negli ultimi decenni. Mettiamo l'anonima sequestro.